subendo come sempre purtroppo la perché fase purtroppo perché lo sai che non sono molto avvezzo a queste cose, la fase trucco. Ho già passato indenne, no, indenne non troppo. La fase più brutta è quella degli occhi. Oh, si lamenta sempre. Fa male. Guardate i miei occhi. Non so neanche cosa abbia sugli occhi, però mi hanno fatto molto male, Valeria, quindi. E adesso siamo ai denti. Siamo ai denti? Sì. Sulla barba. E non si disegna bene sulla barba. La mia barba non funziona. Vedi perché non la tengo apposta per questo. Mi tengo la barba così almeno tu non fai fatica a truccarmi. Lo faccio apposta. Ma non ti trucco lo stesso. Infatti. Siamo prontissimi per il laboratorio. Tra poco costruiremo insieme un sacco di bambini e ragazzi Flyboot. Ognuno porterà a casa il proprio robotino funzionante. E oggi cosa siamo? Indovinatelo un po'. Io sembro un... cavallo. No, ma ti avevo detto di farmi da cavallo. Niente. E io? Tu... una piuma. No? No. Palo. No. Niente. Simile. Oggi voliamo nel cielo. Lontano, lontano, lontano. Nel cielo più su, più su. Più su. Nello spazio. Vi aspettiamo, eh. Io non so proprio di cosa tu stia parlando. Soprattutto non riesco a capire il nesso tra il mio problema di libertà e un gabbiano che vuole volare. Ma cosa c'entra? Dai, prova di nuovo a spiegarti in un modo diverso. Non capisci proprio niente. Oltre. Il suo maggior dolore non era la solitudine, era che gli altri gabbiani si rifiutassero di credere e aspirare alla gloria del volo. Si rifiutavano di aprire gli occhi per vedere. Ogni giorno lui apprendeva cose nuove, imparò a dormire sospeso a mezz'aria. Ora comincio a capire. Mi stai dicendo che quel gabbiano sei proprio tu? Tu sei il gabbiano Jonathan Livingston? Quindi tu, con i tuoi poteri magici, potrai aiutarmi in un attimo a risolvere i miei problemi e a scacciare i fantasmi. Dai, riapri la porta spazio-temporale e andiamo a risolvere tutto. Più o meno. In realtà non è proprio così semplice. Quella porta lì non posso più aprirla. Cosa? Cosa stai dicendo? Hai capito benissimo. Dobbiamo volare nello spazio per raggiungere di nuovo il tuo mondo. Semplice, Jonathan, no? Ma io ti uccido! No, aiuto! Un attimo, che cos'è alla fine la libertà? Qual è la sua importanza? La sua vera importanza, intendo. Cosa potremmo mai scoprire di nuovo in questo viaggio che già non conosciamo? Dai, basta domande! Non si può mica spiegare tutto a parole. Il motorino, se funziona, fa bzzz come una zanzara. Ok? Per provarlo dovete fare così. Dovete mettere un filo su un cerchiolino e un filo sull'altro cerchiolino. E dovrebbe fare bzzz. Se funziona... Motorino. Sì. Okay. Vediamo come funziona. Vediamo se vola. Quindi, 1, 2, vai. Sei collegato. Dopo tocca a me. Collegato, vola. Se lo tieni collegato, vola. Ok. Tanto giro. È volato. Quindi, ricordi colore. Allora, tu mi devi dare una mano però. Prima, quindi prendiamo questi due. Facciamo così, iniziamo, oh, che paura, iniziamo a saldare adesso, quindi 10 di... Basta. Abbiamo detto rosso con rosso. Rosso con rosso. Con lo scotch? No, ce lo stringi bene un po' fissato. Allora, qui togliamo un attimo l'elica. Questo? Andiamo, giro un altro giro di scotch qua sotto. Guarda. Dai, che bene la puntina. Mamma, dopo va. Si stringi via. Hai visto la volata?
non devi tenere. L'interruttore, amore? È questo qua? Vado? Via, alza! Opla! Soddisfatti del loro robot a cui volava via l'elica e riuscirono a farla volare anche molto in alto. Ognuno ha costruito il suo robot, ci sono bambini e bambine che l'hanno decorato per tantissimo tempo per renderlo unico. Oggi avevamo davvero dreamer di qualsiasi età, dai 4 anni fino ai 14. E arrivano da qualsiasi parte d'Italia, da Reggio Emilia, da veramente dappertutto, gente che ha fatto 3-4 ore di macchina solo per venire al nostro laboratorio. Oggi erano tanti, tantissimi. Sì, oggi non ce ne aspettavamo così tanti, perché comunque oggi fa caldo, una bella giornata e comunque avevamo una ventina di dreamer, quindi sì, veramente tanti. E tutti contenti, tutti super divertiti e che torneranno tutti al prossimo laboratorio. Torneranno, ci hanno chiesto informazioni per il nostro summer camp, insomma, le solite cose, ma noi siamo contenti. E l'ultimo laboratorio dell'anno è fra poco. Fra poco, sì. Fra poco, quindi abbiamo l'ultimo laboratorio, mi raccomando, a non maggio, perdetelo di vista. 12 maggio. 12 maggio, Waterbot, il robotino che va nell'acqua, non dico più niente. Basta. Quindi non perdetelo perché è l'ultimo e poi riprenderemo come sempre quando ricomincerà l'anno scolastico a settembre. Quindi mi raccomando. E se anche voi invece siete troppo lontani per venire soltanto per 3 ore di laboratorio, potete venire ai nostri summer camp residenziali iscrivendovi direttamente dal nostro sito offpassion.tech. Ciao!